Benvenuti a un'altra lettura Dante. Oggi leggiamo il canto 19 dell'Inferno e riprendiamo la nostra solita velocità calma che abbiamo dovuto interrompere eccezionalmente per via dei disagi che abbiamo avuto 2 settimane fa. Quindi questo canto sì, speriamo di poterlo leggere con la calma che merita. Allora, come al solito, lo leggo tutto e poi riprendiamo. O Simon Mago, o miseri seguaci che le cose di Dio, che di bontate devono essere spose, e voi rapaci per oro e per argento avvolterate, or convien che per voi suoni la tromba, però che nella terza bolgia state. Già eravamo alla seconda tomba, montati dello scoglio in quella parte che appunto sopra il mezzo fosso piomba. O somma sapienza, quanta è l'arte che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo, e quanto giusto tua virtù comparte. Io vidi per le coste e per lo fondo, piena la pietra livida di fuori, d'un largo tutti, e ciascuno era tondo. Non mi parean né ampi né maggiori che quei che sono nel mio bel San Giovanni, fatti per loco di battezzatori, l'un dei quali ancor non è molt'anni, ruppio per un che dentro v'annegava, e questo sia suggel che ogni uomo sganni. Fuor della bocca a ciascun soperchiava d'un peccator li piedi e delle gambe infino al grosso, e l'altro dentro stava. Le piante erano a tutti accese entrambe, perché sì forte guizzavano le giunte che spezzate averien ritorte strambe. Qual suoli fiammeggiar delle cose unte, muoversi pur su per la strema buccia, tal era lì dai cancani alle punte. Chi è colui maestro che si truccia guizzando più che gli altri suoi consorti, dissi io, e cui più roggia fiamma succia? Ed elle a me, se tu vuoi chi ti porti laggiù per quella ripa che più giace, da lui saprai di sé e dei suoi torti. E io, tanto m'è bel quanto a te piace, tu sei signore, sai chi non mi parto dal tuo volere, e sai quel che si tace. Allor venimmo in sull'argine quarto, volgemmo e discendemmo a mano stanca, laggiù nel fondo foracchiato e alto. Lo buon maestro ancor della sua anca non mi ripose, si mi giunse al rotto di quel che si piangeva con la zanca. O quel che sei di su tien di sotto, anima trista come pal commessa, cominciai a dire, se puoi, fa motto. Io stava come il frate che confessa lo perfido assassino, che poi che fitto richiama lui perché la morte cessa. Ed el gridò, se tu già costritto, se tu già costritto, Bonifazio, di parecchi anni mi mentì lo scritto. Se tu sì tosto di quell'avversazio per lo qual non temesti torre inganno la bella donna e poi di farne strazio? Tal mi feci io, qual su color che stanno, per non intender ciò che l'ho risposto, quasi scornati, risponder non sanno. Allor Virgilio disse, dilli tosto, non son colui, non son colui che credi. E io risposi, come a me fu imposto, perché lo spirito tutti storsi i piedi. Poi sospirando e con voce di pianto mi disse, dunque che a me richiedi? Se di saper chi sia, ti calco tanto che tu abbi però la ripa corsa, sappi chi fui vestito del gran manto. E veramente fui figliol dell'orsa. Cupido sì per avanzar gli orsatti che sull'avere qui mensi indossa. Sopra il capo mio sono gli altri tratti che precedetter me simoneggiando per le fessure della pietra piatti. Laggiù cascherò io altresì quando verrà colui che credea che tu fossi, allor chi feci il subito dimando. Ma più è il tempo già che i pieni possi, e chi sono stato così sottosopra, del non starà piantato coi piè rossi, che dopo lui verrà di più laida opra, di ver ponente, un pastor senza legge, tal che convien che lui meri copra. Nuovo Iason sarà, di cui si legge nei Maccabei, e
e come a quel fumol le suore, così fia lui chi Francia regge. Scusate, devo. Gavi ti ritorno, mi dico. Giù, velo tu. Scusatemi, verso 85 di nuovo. Nuovo Iason sarà di cui si legge nei Maccabei, e come a quel fu molle suore, così fia lui chi Francia regge. Io non so se mi fui qui troppo folle, chi pur risposi lui a questo metro. Deh or mi di, quanto tesoro volle nostro Signore in prima da San Pietro che gli ponesse le chiavi in sua balia? Certo non chiese se non viemmi retro, né Pier né gli altri tolsero a Mattia oro argento, quando fu sortito al loco che perde l'anima via. Però ti sta, che tu sei ben punito, e guarda ben la maltolta moneta che esser ti fece contra Carlo Ardito. E se non fosse che ancor lo mi vieta la reverenza delle somme chiavi che tu tenesti nella vita lieta, io userei parole ancor più gravi, che la vostra avarizia il mondo attrista, calcando i buoni e sollevando i pravi. Di voi, pastor, s'accorse il Vangelista, quando colei che siede sopra le acque, puttaneggiar coi regi a lui fu vista. Quella che con le sette teste nacque, e dalle 10 corna ebbe argomento, finché virtute al suo marito piacque. Fatto avete Dio d'oro e d'argento. E che altro è da voi all'idolatre, se non che ognuno? Voi ignorate cento? Ai Costantin, di quanto mal fu madre non la tua conversione, ma quella dote che da te prese, il primo ricco padre. E mentre io li cantava, potai note, o ira coscienza che il mordesse, forte spingava con ambo le pietre. Mi credo ben che al mio duca piacesse, con sì contenta labbia, sempre attese lo suon delle parole vere espresse. Però con ambo le braccia mi prese, e poiché tutto su mi sebbe al petto, rimontò per la via onde discese. Né si stancò d'avermi a sé distretto, sì men portò sopra il culmo dell'arco, che dal quarto al quinto argine è tragetto. Qui vi soavemente scuose il carpo, soave per lo scoglio sconcederto che sarebbe alle capre duro varpi, indi un altro vallone mi fu scoperto. Allora, vi ricordo che faremo una pausa a un certo punto, così potete inviare alla chat le domande che avete. In realtà non so bene quando, la faremo la pausa perché mi sono scordata di segnarmi dove, ma vabbè, troveremo il posto dove interrompiamo il meno possibile l'episodio. Allora, il canto inizia con con un intervento del Dante scrittore davvero eccezionale perché, come adesso leggeremo, implica una posizione di giudizio che non era mai apparsa nel testo e non apparirà mai più. Quindi ora analizzeremo appunto questo fatto eccezionale. Inizia dunque il Dante poeta: O Simon Mago, o miseri seguaci che le cose di Dio, che di bontate devono essere spose, e voi rapaci per oro e per argento avvolterate, or convien che per voi suoni la tromba, parole nella terza mondia state. Vi prego per favore di spegnere i microfoni, io lo faccio ogni volta che posso, ma ecco, non so perché non ci riesco del tutto. Va bene. Allora, perché dicevo che questo è un unicum? Perché dopo il vocativo che adesso analizzeremo, il Dante scrittore annuncia ai dannati che sono puniti in questa terza bolgia, quindi in questo terzo fossato dell'ottavo cerchio che abbiamo cominciato a conoscere la settimana scorsa, che
che adesso sta per suonare la tromba, che è lo strumento tipico del giudizio, non solo del giudizio finale, bensì anche del giudizio, dei giudizi, dei processi giudiziari, insomma, civili che si tenevano all'epoca. E quindi in qualche modo mette le parole che saranno lette immediatamente dopo come un giudizio e non solo come una cronaca dell'aldilà, come una commedia, come un poema sacro, insomma. Sarebbero tanti i generi che potremmo elencare per non riuscire a definire il genere di quest'opera unica. Ma è la sola volta dove Dante si annuncia in qualche modo come giudice e non come poeta e come, insomma, testimone di quello che vide. E poi, insomma, quando leggeremo il Paradiso capiremo perché. Perché lo stesso San Pietro, che non a caso viene nominato anche in questo canto, dirà esplicitamente al Dante Pellegrino che quando tornerà al mondo dovrà denunciare la corruzione della Chiesa seguendo una sua stessa denuncia del Paradiso. Quindi Dante in qualche modo, il Dante scrittore che ha già visto Dio, ha fatto tutto il percorso, sta portando a termine un'indicazione di San Pietro, va bene? Allora, o Simon Mago, ecco, Simone è un personaggio degli Atti degli Apostoli che volle comperare dagli Apostoli la capacità di trasmettere lo Spirito Santo attraverso l'impostazione delle mani e quindi da questa sua volontà di pagare con denaro qualcosa di spirituale, una facoltà che era scesa in Pentecoste agli apostoli, deriva appunto il sostantivo simonia, che è il tipo particolare di frode che si punisce in questa bolgia, e ovviamente l'aggettivo usato anche come sostantivo simoniaci, che sono appunto questi dannati che Dante conoscerà nell'episodio che adesso stiamo per leggere. Quindi la simonia, a partire da questo personaggio del Vangelo, consiste appunto nella compravendita di beni spirituali e di uffici ecclesiastici, che era una pratica particolarmente diffusa della Chiesa dell'epoca di Dante e, come vedremo, particolarmente odiosa al Dante pellegrino e poeta, che già, come notavamo qualche settimana fa, detesta questa società che deifica i soldi e che ovviamente vede nella corruzione della Chiesa una conseguenza particolarmente grave di questa deificazione, visto che dal modello politico che Dante propone nella Monarchia, ma anche nella Commedia, il grande provvidenziale compito del Papa è quello di guidare l'uomo verso la felicità spirituale e quindi la Chiesa nella visione di Dante, come anche in quella di San Francesco d'Assisi, diciamo, c'era stato un periodo di rinnovamento spirituale della Chiesa anche qualche decennio prima della scrittura della Commedia, è una Chiesa povera, una Chiesa i cui possedimenti non sono veri e propri possedimenti, bensì usufrutti, diciamo, destinati solo all'aiuto dei fedeli in difficoltà. Bene? Allora, o Simon Mago, o miseri seguaci, cioè seguaci di Simone, che le cose di Dio, cioè appunto i beni spirituali e gli uffici ecclesiastici, che debbono essere sposate alla bontà, e voi invece rapaci, adulterate, prostituite per oro e per argento, prima volta che compare questo sintagma che tornerà due volte nel canto, quindi tutto questo è evocativo, or conviene, ora è necessario che suoni la tromba del giudizio per voi, tocca a voi insomma, perché siete nella terza bolgia.
e dopo questo annuncio solenne di giudizio, al verso settimo riprende la narrazione. Il Dante poeta: già eravamo alla seguente tomba, montati dello spoglio in quella parte che appunto sopra il mezzo il fosso piomba. Allora Dante dice: io e Virgilio eravamo già saliti, montati in quella parte dello scoglio, cioè del ponte, che piomba precisamente sopra la metà del fosso. Quindi in questo terzo ponticello radiale, che in questo caso è alla seguente tomba, quindi sopra la bolgia terza, Dante e Virgilio sono sul ponte, sulla parte più alta del ponte, dalla quale si può vedere perfettamente il fossato dove sono puniti i dannati. E di nuovo, dopo questa breve narrazione che ubica i personaggi nello spazio, al verso decimo di nuovo interviene il Dante poeta per esclamare: o somma sapienza, chiaramente Dio, quant'è l'arte che mostri in cieli, in terra, nel mal mondo. Quindi qual è, diciamo, l'arte come il lavoro, l'architettura, la varietà, insomma, di punizioni che mostri, nel caso del mal mondo, l'inferno, e l'architettura bellissima invece del cielo, ma anche l'arte divina che appare in terra. Adesso vedremo che Dante qua viene a contatto, come abbiamo già notato quando è entrato nella città di Dite, e vede questo paesaggio civile, diciamo, costruito, che gli ricorda, vi ricordate nel caso del sesto cerchio, queste tombe avevano fatto sì che Dante associasse il paesaggio con dei cimiteri romani, e avevamo notato in quel momento che era la prima volta in cui il contrapasso era costruito in qualche modo, mentre invece quelli precedenti erano naturali. Anche qua si ricorda l'arte, perché effettivamente Dante vedrà una sorta di costruzione, chiaramente che ha fatto Dio o qualche ingegnere per Dio, e quindi si stupisce di vedere questa nuova bolgia. E al verso 12: quanto giusto, qui giusto è un aggettivo sostantivato, quanta giustizia distribuisce la tua virtù. Quindi quante diverse punizioni si vedono nell'inferno. E adesso al verso 13 appunto ci riferisce quello che vide. Io vidi per le coste, per lo fondo, piena la pietra livida di fuori, d'un largo tutti, e ciascuno era tondo. Allora io vidi, Dante e Virgilio, vi ricordate, sono sul ponte, che sia il fondo e le coste della bolgia avevano la pietra livida butterata di fuori, di buchi, che erano tutti dello stesso diametro, e tutti tondi, e quindi chiaramente fatti da qualcuno, non insomma casualmente messi lì. E al verso 16 il Dante scrittore ci ricorda che, vedendo quei fori, cioè questa pietra tutta piena di buchi tondi, si ricordò del suo battistero, che è un palazzo che oggi non c'è più. Il battistero di Firenze oggi è nuovo, insomma, nuovo per Dante, è rinascimentale, quindi non possiamo sapere com'era fatto, ma evidentemente c'erano dei fonti battesimali, secondo alcuni anfore, secondo altri dei buchi, che Dante ricorda non a caso in un posto dove tutti i dannati sono personaggi ecclesiastici, ricorda dove lui fu battezzato. Verso 16 allora: non mi parean men ampi né maggiori che quei che sono nel mio bel San Giovanni, fatti per loco di battezzatori. Cioè,
non mi sembrarono né più larghi né più grandi di quelli che sono nel mio bel San Giovanni. Ogni volta che Dante ricorda con amore la sua città, ricorda il posto della sua città attraverso il quale entrò nella fede, e cioè il battistero appunto del suo bel San Giovanni, questi fori fatti affinché lavorassero i battezzatori. Vi ricordo che all'epoca di Dante il battesimo era per immersione, non per aspersione come si fa oggi, e questo spiega appunto i versi successivi. Anche questo che leggeremo ora è un unicum, perché sarà il solo momento in tutto il poema in cui Dante ricorderà un aneddoto della sua biografia personale. E adesso vedremo, insomma, le ipotesi per cui avrà fatto questa cosa straordinaria proprio in questo episodio. Verso 19. Ha appena parlato di questi fori che sono i fonti battesimali del suo bel San Giovanni a Firenze, e al verso 19, l'un dei quali ancora non è molt'anni, cioè uno di questi fonti per battezzare, non molti anni dietro, quindi non molti anni fa, dice Dante, ruppio per un che dentro vannegava. Io ho rotto, ho distrutto a causa di uno che stava annegando dentro, e questo sia suggeri che ogni uomo sganni. E che questo che dichiaro ora, cioè il fatto che io ho rotto un fonte battesimale per salvare qualcuno che vi stava annegando, sia un suggello, cioè chiude la questione e sganni coloro che magari pettegolano dicendo qualcos'altro. Allora, evidentemente Dante, insomma, ruppe qualche tempo prima della scrittura del poema un fonte battesimale, probabilmente perché se era un bambino era sfuggito dalle mani del prete e stava annegando dentro, quindi dovette romperlo per salvarlo. E chiaramente i fiorentini, questa cosa, essendo Dante famoso, probabilmente avevano sparso la voce e avevano accusato Dante di sacrilegio, visto che rompere qualche arredamento dentro una chiesa è sacrilego. Ecco, la critica si è appunto domandato perché Dante ricordi proprio ora, eccezionalmente, un evento privato della sua vita. E la risposta più ragionevole che si è dato a questo quesito è appunto che proprio nell'episodio in cui lui insulterà duramente un papa e insieme al papa tutta la curia romana corrotta, dicendoci questo prima di raccontare appunto questa sua violenta invettiva contro la corruzione della Chiesa, ci sta dando una sorta di, diciamo, spia dell'interpretazione che dobbiamo dare, cioè come se Dante ci avvertisse: guardate che se io ho insultato un papa, non è stato un atto sacrilego, bensì un atto motivato dalla volontà di salvare la Chiesa. Quindi non un atto di distruzione, ma di un atto giustificato, apparentemente sacrilego, e invece giustificato dal pericolo mortale in cui insomma è caduta la Chiesa. Quindi al verso 22 la descrizione, no, dopo questo ricordo personale, la descrizione dei dannati che sono, come forse avrete intuito, dentro questi fori. Fuor della bocca ciascun soperchiava d'un peccator li piedi e delle gambe fino al grosso, e l'altro dentro stava. Cioè fuori dalla bocca di questi buchi che sono in terra, cioè nella pietra, a ognuno, cioè a ogni foro, soperchiava, quindi fuoriuscivano i piedi di un peccatore
la parte delle gambe fino al grosso, fino alla parte grossa delle gambe. Bene? E l'altro dentro stava, quindi tutto il resto dei peccatori fino alle cosce, diciamo, è sommerso nella terra. Quindi Dante può vedere di questi peccatori solo la metà delle gambe e i piedi che fuoriescono. Questo appunto giustificherà quello che gli proporrà tra un po' Virgilio. E non solo questi sono capovolti, questo capovolgimento è il primo di una serie di inversioni che caratterizzano questo episodio. Voi sapete che, diciamo, la posizione eretta dell'uomo con la testa verso l'alto è, diciamo, era considerata nel Medioevo la differenza tra gli animali che guardano verso il basso e l'essere umano che guarda verso Dio. Quindi questi hanno la testa verso il basso e non solo, un'altra inversione che adesso vediamo, ricordiamo che sono dentro questi fori che ricordano fonti battesimali, il cui elemento è l'acqua. Questi invece hanno del fuoco al verso 25. Fuor della bocca, no scusate, le piante erano a tutti accesi entrambe, cioè le piante dei piedi erano accese dal fuoco, quindi l'elemento opposto appunto all'acqua del battesimo, che poi ricorda un'altra inversione che è nella iconografia che poi potete vedere non solo medievale ma anche più moderna, degli apostoli aventi il fuoco dello spirito sulla testa, no? Questi invece hanno il fuoco che gli brucia i piedi, perché si forte guizzava alle giunte che spezzate averien ritorte strambe, cioè a causa di questo fuoco che bruciava le piante dei loro piedi, loro guizzavano le giunte, cioè scuotevano le gambe, in modo tale, così fortemente, che avrebbero spezzate, quindi rotto, funi e corde di sparto, quindi grossi vincoli. E adesso al verso 28 il Dante poeta ci propone un'analogia che vi farà ricordare un po' il linguaggio comico di Malebolge che avevamo notato la settimana scorsa, perché l'analogia è con qualcosa di veramente così quotidiano, così privo di tradizione, che messo in verso è davvero molto notevole. Cioè per rendere come le fiamme, anziché consumare i piedi di questi, si muovevano solo sulla superficie delle piante dei loro piedi, Dante ci dice al verso 28, qual suol il fiammeggiar delle cose unte, muoversi pur su per l'estrema buccia, tal era lì dai calcagni alle punte. Cioè come di solito nelle cose unte, no? Se noi abbiamo per esempio una padella che unta con l'olio e si accende una fiamma, arriva la fiamma del fornello lì, che la fiamma si muove solo sulla superficie dell'olio, no? Che si muove solo sulla strema buccia, cioè sulla superficie esterna, ma la parola buccia chiaramente annuncia di nuovo, come avevamo notato anche la settimana scorsa, una serie di rime totalmente prive di armonia e musicalità. Buccia, cruccia, succia, così succedeva lì, cioè come si muove in una padella unta la fiamma, così succedeva dai calcagni alle punte dei piedi. E Dante dall'alto, dal ponte, come è il suo solito, ormai lo conosciamo, nota qualche personaggio che attira particolarmente la sua attenzione. Verso 31. Chi è colui, maestro, che si cruccia guizzando più che gli altri suoi consorti, diss'io, e cui più roggia fiamma succia? Cioè, maestro, dice Dante, chi è quello che soffre più degli altri
scalciando, cioè scuotendo i piedi più degli altri suoi consorti, cioè più degli altri suoi compagni di sorte, disse Dante, e che succiato, cioè qui il verbo succiare è chiaramente di registro molto basso, probabilmente di origine onomatopeica, no? Come il ciuccio, e le cui gambe sono succiate per una fiamma più rossa, quindi Dante nota uno che sta soffrendo di più e che dal colore della fiamma probabilmente suggerisce la sua, il suo vestito, almeno cardinalizio o papale. E al verso 34 Virgilio gli propone una cosa unica, ed egli a me: se tu vuoi ti porti laggiù per quella ripa che più giace, da lui saprai di sé e dei suoi torti. Siccome Dante dal ponte non può parlare con questi, che hanno la testa dentro la pietra, Virgilio propone a Dante: se tu vuoi che io ti porti, e come capiremo qualche verso dopo, gli sta offrendo di portarlo in braccia, non di guidarlo come ha fatto e farà fino all'Eden, laggiù per quella ripa che più giace, quindi seguendo insomma la discesa meno ripida, quella che giace di più e quindi è più agevole, saprai direttamente da lui stesso chi è e quali sono stati i suoi torti, i suoi peccati. E quindi al verso 37 risponde Dante: e io tanto me bel quanto a te piace. Certo, se tu vuoi, dice Dante a Virgilio, tu sei il signore, tu sei il mio padrone, e sai che io non mi imparto dal tuo volere, sai che non discosto mai la mia volontà dalla tua. Vi ricordate che nel secondo canto dell'Inferno, dopo questa prima crisi che ebbe Dante, che lo intimoriva e non voleva fare il viaggio, e dopo che Virgilio gli ha spiegato appunto che questo viaggio lo vuole Dio e l'ha convinto di andarci, proprio sigillando questo patto tra maestro e discepolo, Dante gli aveva detto: or va chi un sol volere ed ambedue. Quindi lo aveva nominato tu duca, tu signore, tu maestro, e quindi Dante si abbandona alla volontà di Virgilio, quindi qui lo ricorda. E gli dice: sai quel che si tace, sai anche quello che voglio e non ti dico, che è una caratteristica che abbiamo notato più volte. Allora, al verso 40, sono finite le parole di Dante, allora venimmo in sull'argine quarto, quindi arrivammo sul bordo quarto, cioè il margine che separa la terza dalla quarta bolgia, quindi hanno continuato a fare l'altra metà del ponte. Volgemmo, quindi ci girammo e discendemmo a mano stanca, mano sinistra, laggiù nel fondo foracchiato e arto, laggiù nel fondo pieno di fori e angusto, disagevole, proprio perché pieno di fori, per cui rimane poco spazio affinché Dante e Virgilio possano camminare senza cadere in questi fori occupati dai dannati. Come al solito, quando Dante nota il poco spazio che c'è, l'aveva anche notato, vi ricordate, sempre nel sesto cerchio, in quello degli eretici, che Dante e Virgilio camminavano insomma in fila indiana, perché non c'era molto posto che permettesse che Dante non si bruciasse, Anche qua sta suggerendo la quantità di ecclesiastici simoniaci che ci sono, che praticamente non ci stanno più, È pieno proprio di fori questo postaccio. E al verso 43, lo buon maestro ancor della sua anca non mi dipose, si mi giunse al rotto di quel che si piangeva con la zanca. Cioè il buon maestro Virgilio non mi dipose ancora della sua anca, quindi sta portando appunto Dante appoggiato sulla sua anca. Così mi fece arrivare al rotto, cioè al foro, di quello che piangeva con i polpacci. La zanca è un
una parola di registro basso usato dai calzolai dell'epoca, il che dimostra un'altra volta il disprezzo che il Dante poeta in questo caso crede meritino questi dannati. E quindi Virgilio, sempre avendo Dante sulla sua anca, lo porta proprio accanto a dove ci sono queste gambe che Dante ha visto dal ponte, che si muovono con maggiore dolore delle altre. E qui Dante al verso 46, evidentemente già anche come personaggio prova pochissima stima per questi dannati, e infatti si rivolge a quest'anima la cui testa non può vedere in un modo non proprio cortese. O quel che sei che il di su tien di sotto, anima trista come pal commesso, comincia io a dire, se puoi fa molto. Cioè, chi che tu sia che tieni su quello che è di sotto, quindi che sei invertito, anima triste chiavata come un palo, comincia Dante a dire, se puoi parla. Non è chiaramente un modo molto gentile. Vedete che, tranne qualche sublime eccezione, i personaggi di Malevolge non hanno, diciamo, non godono di una grande simpatia da parte del Dante Pellegrino. E adesso al verso 49 una nuova inversione, perché Dante ci dice qual era la sua posizione fisica mentre rivolgeva queste parole al dannato. Io stava come il frate che confessa lo perfido assassin, che poiché fitto richiama lui perché la morte cessa. Allora, io, dice Dante, ero insomma chinato come il frate che sta confessando il perfido sicario. Assassino è una parola di origine araba, che come probabilmente sapete è legata alla parola hashish, no? Con cui si drogavano questi banditi, no? Molto violenti, che si usava per sicario. I sicari all'epoca di Dante erano puniti con una tortura spaventosa, che si chiamava la propaginazione, venivano messi dentro dei pozzi, insomma, e poi fatti riempire questi pozzi finché questi morivano per affocamento, perché riempivano di terra il posto. E quindi qui che Dante parlerà con un papa, non lo so ancora, no? Lui, che diciamo è il parte del gregge, assume per inversione l'atteggiamento fisico del prete e sta confessando un sicario che una volta che messo nella fossa richiama lui, cioè richiama il prete, perché la morte cessa. Su questo verbo cessare ci sono due interpretazioni diverse, no? Secondo alcuni perché attraverso la confessione i sicari evitano la morte dell'anima, vengono perdonati da Dio, secondo altri perché chiamando nella confessione con il prete si allontana il momento della morte. Allora, Dante ha appena interpellato questo in un modo poco gentile, questo qua di cui Dante vede solo le gambe, non vede chi è Dante, e comincia qui una, diciamo, una sorta di commedia di equivoci attraverso la quale il Dante poeta ci fa capire dove andrà a finire il Papa Bonifacio VIII, il Papa Gaetani, che era Papa, ed era vivo chiaramente, nel 1300, mentre ha luogo il viaggio nell'aldilà, e che sarà bersaglio di polemiche fortissime lungo tutto il libro. Era vivo, quindi Dante non poteva trovarlo in un posto dell'inferno, ma attraverso quello che succede qua noi capiamo, e questa cosa verrà confermata da San Pietro nel Paradiso, che proprio in questo stesso buco
dove il personaggio che adesso parlerà con Dante, tra qualche anno andrà a finire Bonifacio VIII, il Papa attuale per Dante, va bene? Allora, al verso 52, quest'anima che sente che qualcuno è arrivato si rivolge a lui, grida, ed è il grido: sei tu già costretto, Bonifazio, di parecchi anni mi menti lo scritto. Cioè, sei arrivato proprio ora? Sei arrivato adesso, Bonifacio? Il libro del futuro, il libro che, come sappiamo, leggono metaforicamente i dannati, mi mentì di parecchi anni, perché infatti Bonifacio morirà fra 3 anni nel momento del dialogo, no? Nel 1303. Quindi questo qua si sorprende che sia arrivato così presto Bonifacio, secondo quello che lui ha capito, cioè sta confondendo Dante con Bonifacio. E subito dopo, questo che è anche lui simoniaco, ma una delle caratteristiche dell'inferno è appunto questa totale mancata solidarietà. Perché vediamo che quando arriva qualcuno, quando loro credono che stia arrivando qualcuno che si è macchiato dello stesso proprio peccato, invece di dire vabbè sei arrivato, che vuoi, siamo qua, lo insulta, lo denigra. E infatti sentite quanto è sarcastica la domanda retorica che rivolge adesso questo Papa a quello che lui crede sia un altro Papa. Verso 55. Se tu si tosto di quell'avversazio per lo qual non temesti torre inganno la bella donna e poi di farne strazio, cioè ti sei saziato così presto di quell'avere, cioè di quel guadagno, per il quale hai osato, non hai temuto, sposare ingannandola la Chiesa, la bella donna, per poi distruggerla? Cioè, si riprende attraverso questo la metafora che apre il canto, secondo cui le cose di Dio debbono essere spose della Chiesa. Qui è sempre l'idea delle nozze, per cui quello che sta dicendo questo Papa a Bonifacio è: ti sei stancato così presto di rubare? Cioè sei già sazio di rubare quei beni per prendere i quali hai sposato la Chiesa per poi prostituirla? Questo gli sta dicendo. Allora il Dante personaggio al verso 58 non capisce niente. Tal mi feci io, quali sono color che stanno per non intender ciò che l'ho risposto, quasi scornati, risponder non sanno. Cioè, Dante dice, io diventai come coloro che rimangono interdetti perché non hanno capito quello che gli è stato risposto, quasi scornati, cioè quasi senza sapere che fare, e non sanno rispondere. Allora Virgilio disse, allora interviene il maestro, dilli tosto, non son colui che credi. E io risposi come a me fu imposto. Cioè Virgilio indica a Dante, digli immediatamente. È qui interessante perché Virgilio non dice in discorso indiretto, digli che non sei quello che lui crede, ma gli dice in discorso diretto come deve rispondere Dante, e include una sorta di parallelismo tipico delle commedie che riprende la reiterazione della domanda, perché ai versi 52 e 53 il Papa aveva domandato 2 volte, no? Sei tu già costretto? Sei tu già costretto? E nella risposta Virgilio dice a Dante, digli, non son colui che credi, quindi riprende facendo il verso della domanda. E Dante ovviamente risponde come gli ha indicato il maestro. E allora al verso 64, quest'anima che capisce di aver sbagliato, si duole ancora di più, perché lo spirito tutti storse i piedi, quindi contrariato, torse totalmente i piedi, poi sospirando e con voce di pianto mi disse, dunque che a me richiedi? Cioè poi con sospiri e piangente chiese a Dante, e allora che vuoi da me? E aggiunge al verso 67, se di saper chi sia ti calco tanto che tu abbi però la riva corsa,
sappi chi fui vestito del gran manto. Allora, se per te è così importante sapere chi sono io, che tu perciò hai percorso la ripa, quindi sei sceso dal ponte, sappi chi fui vestito del gran manto. Quindi che sono stato un papa, ma detto attraverso una formula che in qualche modo suggerisce che non è stato un vero papa, ma che si è travestito da papa, portava il manto, per cui immediatamente dice che cos'era veramente attraverso questo avverbio che, come abbiamo detto più volte, nell'italiano antico ha un valore avversativo, verso 70. E veramente fui figlio dell'orsa, cupido sì per avanzar gli orsatti, che sull'avere è qui me misi in borsa. Allora, ma, cioè, fui vestito come il papa, con il gran manto, ma in realtà fui un figlio dell'orsa. Allora, attraverso questa dichiarazione, Dante e i suoi lettori contemporanei riescono a riconoscere questo personaggio che è un papa della famiglia Orsini, conosciuto come Niccolò III, che era stato papa appunto dal 1277 fino al 1280. Quindi quando Dante sta parlando qui con lui, sono 20 anni che è messo così, capovolto, con i piedi ardenti. Ma il fatto che lui, diciamo, dichiari di essere figlio dell'orsa, è quello che aggiunge subito dopo, così avido per far crescere gli orsacchiotti che rubai. Poi analizziamo con calma il verso 72. È indicativo perché, come voi sapete, nei bestiari medievali gli animali erano caratterizzati da diversi tratti, alcuni dei quali li riconosciamo tuttora, altri ci sembrano del tutto, insomma, fantasiosi. Ma dell'orsa quello che si diceva era che, siccome partoriva i cuccioli ancora molto immaturi, doveva leccarli per dargli la vera forma e doveva alimentarli con il cibo premasticato. E quindi l'orsa era appunto un animale che serviva come simbolo della chiesa nepotistica, e cioè di quella classe particolare di simonia che consiste appunto nel regalare posti ecclesiastici o ricchezze o terra ai propri familiari. E quindi quello che lui sta dicendo in linea di massima è: io mi vestì come papa, ma veramente mi comportai come un vero Orsini, così avido di far crescere la mia famiglia che, verso 72, su, cioè nel mondo, l'avere, lo stesso avere di cui, insomma, lui aveva prima accusato, credendo che fosse Bonifacio, Dante, dicendo: ti sei già saziato di quell'avere per il quale hai sposato la chiesa? Dice l'avere, no? Su, misi in borsa l'avere, quindi rubai. Va bene? Con un'espressione molto simile, insomma, a quella che usiamo oggi. E qui, nell'inferno, misi in borsa me stesso. Cioè, vedete che in questo verso così sintetico Dante sta sfruttando l'etimologia di borsa, che, come abbiamo detto la settimana scorsa, è la stessa di bolgia, e quindi quello che sta dicendo è: su, ho messo l'avere, i soldi, nella borsa, e nello stesso tempo, mentre facevo quello, stavo sommergendo me in questa bolgia. Bene? E poi spiega al verso 73 un'altra cosa che ricorda da vicino, come abbiamo già notato attraverso altri elementi, la condizione
degli eresiarchi. Vi ricordate che Farinata, uno dei due eretici che parlano con Dante, dice a Dante alla fine dell'episodio, dopo avergli profetizzato l'esilio, eccetera, Dante gli chiede di fargli sapere chi sono gli altri che sono con lui, e lui dice che nella stessa tomba sua, dove sono lui e Cavalcanti, padre di Guido, ce ne sono tantissimi altri, no? Sempre in un posto di pietra e sempre con il fuoco come elemento comune con questi. E anche qua succede una cosa straordinaria che ricorda appunto quella calca di Dannati, perché spiega Nicolò al verso 73, di sotto al capo mio sono gli altri tratti che procedetter me simoneggiando per le fessure della pietra piatti. Cioè sotto la mia testa ci sono gli altri che che sono stati tratti giù perché mi precedettero nella simonia. Quindi sta dicendo sotto di me, più vicini al centro della terra, piatti per la pietra, per la roccia, ci sono gli altri papi simoniaci che hanno peccato prima di me. E quindi al verso 76 aggiunge: laggiù cascherò io altresì quando verrà colui chi credea che tu fossi, allor chi feci il subito dimando. Cioè io cascherò laggiù, cioè dove sono adesso i papi che agirono prima di me, quando verrà Bonifacio VIII, cioè colui che io credevo che tu fossi quando io feci la domanda intempestiva, no? Sei tu già costritto, Bonifacio? E allora interessante, perché questi dannati, man mano che altri papi si macchiano di peccato, loro stessi, diciamo, soffrono di più. È come se il peccato individuale di ogni papa coinvolgesse l'intera istituzione e quindi rendesse ancora più grave le colpe degli altri papi simoniaci. E del resto, come è stato anche osservato, questo fatto che man mano che più papi simoniaci muoiono, ogni papa si avvicina progressivamente al centro della terra, dove, come vedremo verso la fine dell'anno, c'è Giuda Scariotto, che verrà ricordato tra un po' nel canto e che in rigore è stato il primo simoniaco della storia perché vendette Cristo per 30 denari. Però. E poi, e adesso leggiamo questi versi e poi facciamo la pausa, al verso 79 questo papa approfitta che Dante è lì per fare una profezia. Ma più è il tempo già che i piedi cossi e chi son stato così sottosopra, che il non starà piantato coi pierossi. Cioè, ma io sono già stato più tempo con i piedi cossi, cotti, e così capovolto, di quanto lui non starà piantato con i piedi rossi, perché lui, come abbiamo detto, è morto nel 1280, quindi sono 20 anni che è in quella situazione. Bonifacio sappiamo che morirà tra 3 anni rispetto a questo dialogo nel 1303, ma in qualche modo profetizzando che la Chiesa diventerà sempre peggiore, dirà: ma Bonifacio non starà tanto tempo quanto sono stato io, perché adesso dirà che ci sarà un altro papa peggiore ancora che lo sostituirà in questa situazione, diciamo, superficiale, e lo caccerà anche lui più giù. Al verso 82, appunto, che dopo lui verrà di più là e da opra di ver ponente un pastor senza legge, tal che convien che lui e me ricuopra. Allora, già che dopo di lui, cioè dopo Bonifacio, verrà un pastore senza legge, un papa, insomma, dire questo forse è il peggio che si può dire, di un'opera ancora più corrotta,
verrà di Verponente, quindi dalla Francia, ma il ricordo dell'Occidente è significativo perché sembra di simboleggiare la direzione opposta a quella del cristianesimo, no? Che è una religione che venne da Oriente e che non a caso è la stessa direzione del sole, metafora tipica di Dio. E quindi a Dante chiaramente che ci sia un papa francese non piace, e infatti questo papa che fu papa dal 1305 al 1314 è un papa francese, Bertrand de Goth, conosciuto come papa come Clemente V, anche lui insieme a Bonifacio, spesso bersaglio delle polemiche di Dante, innanzitutto perché nel 1309 trasferì la sede papale da Roma ad Avignon, lasciandola in pratica sotto il potere della casa reale francese, e anche perché probabilmente, come gli verrà rimproverato in un altro canto, nel 1312 tradì la fiducia di Arrigo VII, questo imperatore nella cui discesa in Italia Dante sperava per la ricostruzione dell'impero. E quindi quello che sta dicendo Niccolò è: Bonifacio starà con i piedi cossi, quindi ardenti, meno tempo di quanto lo sia stato io, perché nel 1314 verrà qui, in questo stesso buco, un papa ancora peggiore. E al verso 85 aggiunge, è sempre Niccolò che parla, nuovo Jason sarà, di cui si legge nei Maccabei, e come a quel fu molle suo re, così fia lui chi Francia regge. Cioè sarà un nuovo Giasone. Giasone era un personaggio del libro dei Maccabei, appunto, che vengono nominati subito dopo, che nel 175 avanti Cristo comprò attraverso i soldi il sommo sacerdozio da il re della Siria, Antioco Epifane, che non gli spettava invece al fratello. Quindi quello che gli dice sarà, si comporterà questo Clemente V come un nuovo Jasone, e come verso di lui fu arrendevole, fu molle il suo re, il re di Siria, così sarà a lui, cioè a Clemente, il re di Francia, Filippo il Bello, che appunto influì nel conclave del 1305 affinché Bertrand diventasse papa e difatti, diciamo, finisse sotto la propria giurisdizione. Allora, io direi di fare la pausa qui, dove è finito appunto il discorso di Niccolò. Facciamo come al solito 5 minuti, nei quali vi prego di inviarmi i vostri eventuali dubbi sulla chat. Tra 5 minuti riprendiamo. Grazie. ...34esimo appare la parola Anca, come se Dante volesse sottolineare il carattere luciferino della corruzione della Chiesa. È possibile, onestamente non lo so, ma lo si potrebbe studiare. Del resto Lucifero si sta masticando eternamente Giuda Scariotto, che abbiamo appena nominato e che è nominato appunto nel canto. Lucifero non lo è. Direi che solo questi due elementi non abilitano a fare il collegamento, ma forse se ne potrebbero cercare altri. Sì, no, non lo so, bisogna come al solito studiarlo questo, vedere che dicevano i commenti antichi, perché di Lucifero non si parla in questo canto, no? E quindi questo è quello che un po' forse mi lascia un po' perplessa, però non lo so. E poi qualcuno domanda, Cristina, se Clemente V era quello che aveva fatto il gran rifiuto. No, quello è Celestino V, che è un papa precedente Bonifacio, a causa appunto della cui abdicazione è stato scelto Bonifacio, e che è un papa del quale Dante parla bene.
in genere. Qualcuno mi domanda come la vedo io la sostituzione nel tormento a testa in giù e infinita per i peccati della Chiesa? Non capisco la domanda. La sostituzione del tormento a testa in giù è infinita se tutti i peccati, tutte le punizioni dell'inferno sono infinite, eh? Tutti, questo non è una novità, diciamo, quello che è nuovo, cioè quello che è, insomma, è diverso in questo caso è il fatto che man mano che arrivano nuovi peccatori si modifica la condizione di ogni singolo peccatore che è già nell'inferno, mentre invece siamo abituati al fatto che così come Dante vide i dannati, così saranno per sempre. Ma che sono dannati per sempre è qualcosa che riguarda tutti i dannati dell'inferno. E dicevo che una cosa che ricorda la punizione degli eresiarchi, perché anche lì, anche se non viene detto esplicitamente, ogni nuovo eretico dello stesso gruppo di Farinata, per esempio, quindi gli Epicurei, chiaramente fa sì che nella stessa tomba siano sempre più, insomma, più stretti. Quale sarebbe il contrappasso? Beh, credo sia abbastanza evidente, no? Loro che hanno in qualche modo prostituito la loro funzione sacrale, anziché avere il fuoco che rappresenta lo spirito sulla testa, ce l'hanno sui piedi, e nei fonti battesimali attraverso i quali si entra nella fede, anziché essere, insomma, rinnovati, rinati, attraverso l'acqua sono eternamente morti, attraverso il fuoco. Allora riprendiamo, ragazzi. Io ho notato che voi in questi 5 minuti vi fate una pausa di vacanza e solo quando torno mettete le domande nel chat, no? Nella chat, va bene. Allora, qualcuno mi dice... C'è un'idea dialettica moderna che nel far, diciamo, ingrassare la famiglia si sta allo stesso tempo mettendo lui stesso. No, non è un'idea moderna né dialettica, è un'idea antica e tradizionale che c'era già in San Tommaso, secondo cui la stessa qualità del peccato poi avrebbe dettato il tipo di punizione, no? È l'idea di contrappasso di cui stiamo parlando fin dall'inizio della lettura, e cioè misero i beni nella borsa, almeno lui dice questo, no? Misi l'avere in borsa e mi sono allo stesso tempo cacciato io in questa bolgia, eh? Poi c'è il problema che io ho saltato nella prima lettura dell'interpretazione della parola borsa lì, perché secondo alcuni è la bolgia, come ho detto io mentre parafrasavo, secondo altri è proprio il buco, il foro nel quale lui è dentro, ma comunque l'idea non cambia molto. Bene, allora, se siete d'accordo, continuiamo a leggere. Avevamo letto fino al verso 87, dove era finita la profezia di Nicolò sulla futura corruzione del Papa Clemente V, e al verso 88 riprende il Dante scrittore e dice a noi... Qualcuno mi domanda che sull'avere tiene sentito in bolsa, come traduce Battistessa? Sì, perché mettere nella borsa, e quindi va bene la traduzione. Allora, al verso 88, io non so se mi fui qui troppo folle, chi pur risposi lui a questo metro, cioè Dante, il Dante poeta,
ci dice che non sa se non è stato troppo temerario, perché ha risposto al Papa in questo metro, con questi versi. Al verso 91, Deor mi di, quanto tesoro volle nostro Signore in prima da San Pietro che gli ponesse le chiavi in sua balia? Certo non chiese, se non vi ammiretro. Allora inizia con aggressività crescente Dante, dicendo al Papa, dai, dimmi, quanti soldi ha voluto Cristo da San Pietro in cambio delle chiavi che lasciò nella sua balia? Certo, solo gli chiese, viemmi retro. No? Sono chiaramente parole evangeliche. E poi aggiunge al verso 94, né Pier né gli altri tolsero a Mattia oro d'argento quando fu sortito al loco che perde l'anima Maria, cioè né Piero né gli altri apostoli presero da Mattia, l'apostolo che sostituì Giuda Scariotto, non gli chiesero oro d'argento, di nuovo compare appunto questo sintagma che apparirà un'altra volta, quando fu scelto per il luogo che perdette l'anima cattiva di Giuda. E quindi dopo questo, dopo aver ricordato la povertà di Cristo e quella evangelica, quella degli apostoli, al verso 97 aggiunge il Dante personaggio, però ti sta che tu sei ben punito, perciò sta lì tranquillo, che è giusto che tu sia punito, e guarda bella maltolta moneta che ser ti fece contra Carlo Ardito, e conserva bene i soldi che hai tolto male, quindi guadagnati attraverso improbe azioni, che ti fece essere ardito contro Carlo. Questa, diciamo, qui c'è un riferimento a una cronaca che oggi si considera non storica e che riproduce il nostro solito Villani, l'autore delle cronache che tanto ci aiutano a diciamo associare i fatti narrati con la storia dell'Italia dell'epoca, secondo cui Nicolò ricevette dei soldi da Giovanni da Procida, che era l'imperatore di Bisanzio, in cambio del suo appoggio nei Vespri siciliani, che furono la rivolta appunto contro Carlo d'Angiò. E quindi Dante gli sta dicendo, adesso puoi goderti bene di questi soldi che ti fecero agire contro Carlo. E continua Dante, il Dante personaggio, al verso 100, e se non fosse che ancor lo mi vieta la reverenza delle somme chiavi che tu tenesti nella vita lieta, io userei parole ancor più gravi. Allora, vedete, questo è interessante perché indica appunto che l'invettiva di Dante non è contro la Chiesa come istituzione, anzi è una sua difesa, e che addirittura dice, se non fosse che me lo proibisce ancora la reverenza di Dante delle somme chiavi di San Pietro che tu hai tenuto tra le tue mani nella vita lieta del mondo, quindi se non fosse perché un po' di rispetto ce l'ho ancora perché tu sei stato Papa, io userei parole ancora più gravi, ti insulterei ancora peggio, che la vostra avarizia il mondo attrista calcando i buoni e sollevando i bravi. Già che la vostra avarizia, questo è importante perché si vede che come motivazione della simonia c'è l'avarizia. Infatti vi ricordate che lo stesso Nicolò aveva detto che era talmente avido di far crescere gli orsacchiotti che era arrivato a rubare, no? A commerciare appunto con i beni ecclesiastici. E quindi l'avarizia, vi ricordate che Dante quando è passato nel cerchio dell'avarizia, molto superiore, cioè un cerchio più superficiale, perché l'avarizia non è un peccato di frode come la simonia,
bensì un peccato di incontinenza, quindi meno grave, lì aveva saputo che era pieno di chierici, quel cerchio. Allora, già che la vostra avarizia rattrista il mondo, questo è molto importante, cioè non solo la Chiesa, ma è tale la responsabilità degli ecclesiastici che rovinando la Chiesa rovinano il mondo, perché loro dovrebbero essere guide del gregge, vero? E di nuovo al verso 105 un'inversione, calcando i buoni, quindi calpestando i buoni e sollevando i pravi, che è un'altra inversione della frase del Vangelo di Luca, deposuit potentes et exaltavit humiles, quindi è il vero spirito, diciamo, del cristianesimo, che gli ultimi saranno i primi, vero? Invece quello che qui si dice, voi avete invece fatto arricchire i cattivi, avete maltrattato, rovinato i buoni. E qui al verso 106, forse la parte più tremenda dell'invettiva, di voi pastor s'accorse il Vangelista, quindi Giovanni, autore dell'Apocalisse, quando colei che siede sopra l'acqua puttaneggiar coi reggi a lui fu vista. Allora, Dante qui si sta riferendo a questa scena mostruosa dell'Apocalisse, quando appare questa bestia che originariamente era, diciamo, interpretata come simbolo della Roma pagana, della Roma di Domiziano. Ma quello che fa Dante qua è dire: Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, non parlava della Roma pagana, parlava di voi, della curia romana, quindi della chiesa corrotta, quando fu vista colei, cioè questo mostro, questa bestia, che puttaneggia con il re. No, prima aveva accusato appunto Clemente, attraverso la profezia di Nicolò, di aver ricevuto l'appoggio di Filippo il Bello. Infatti una scena molto simile a questa, a questa immagine, Dante vedrà nell'Eden, una puttana con un gigante che appunto rappresenta la chiesa corrotta. E al verso 109 dà questa nuova interpretazione, che in realtà era dell'epoca, quella che con le sette teste nacque e dalle 10 corna ebbe argomento finché virtute al suo marito piacque. Ecco la descrizione apocalittica di questa bestia che aveva sette teste. Originariamente, diciamo, queste sette teste erano interpretate come i sette colli di Roma e le 10 corna, che Dante dice ebbe argomento, quindi si alimentò dalle 10 corna, erano i 10 imperatori, mentre invece adesso, secondo la interpretazione che Dante sta proponendo, sarebbe che nacque con le sette teste, cioè nacque la Chiesa con i sette doni dello Spirito ed ebbe argomento dai 10 comandamenti finché a suo marito, quindi ai papi, piacque la virtù, cioè finché la Chiesa fu virtuosa perché era sposata da papi virtuosi. Va bene? Quindi sta dicendo, l'autore dell'Apocalisse non parlava mica dei pagani, parlava di voi papi che siete peggio ancora. Va bene? E infatti adesso, quando per la terza volta userà questa frase d'oro e d'argento, metterà in confronto appunto gli idolatri, cioè i pagani politeisti, e loro. Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento, quindi invece di adorare il vero Dio avete fatto dell'oro e dell'argento, cioè dei soldi, il vostro Dio, anzi i vostri dei,
E che altro è da voi all'idolatre se non che egli uno e voi ignorate cento? E che cosa, qual è la differenza tra voi, voi papi corrotti, e i pagani, gli idolatri, se non che per ogni dio pagano che loro adorano, voi orate cento, riferendosi alle monete d'oro, cioè voi siete più politeisti ancora di loro, perché per ogni dio pagano voi ne avete cento, e sono tutte le monete, tremendo questo. E dopo questo insulto diretto a tutta, insomma, l'alta gerarchia della Chiesa corrotta, Dante si riferisce a un documento di cui vi anticipo qualcosa, così interrompo di meno quando adesso leggeremo. Mi state sentendo bene? Perché mi è apparso un cartellino che dice che il mio collegamento è instabile. Mi sentite? Grazie. Allora, c'era all'epoca di Dante, circolava un documento in latino, la Donatio Constantini, la donazione di Costantino, che poi nel 400, quindi il secolo successivo, quello di Dante, l'umanista, il filologo Lorenzo Valla avrebbe scoperto che era un falso, ma che l'epoca di Dante riteneva vero, nel quale l'imperatore Costantino, in ringraziamento perché il Papa Silvestro I l'aveva fatto guarire dalla lebbra, trasferendo la capitale dell'impero da Roma a Bisanzio, gli avrebbe regalato Roma e tante altre parti dell'impero appunto al Papa, alla Chiesa. E sulla base di quel documento, che poi si è dimostrato un falso, scritto pochi secoli dopo Dante, ma che Dante e la sua epoca ritenevano veri, la Chiesa giustificava i suoi possedimenti di terra. Allora Dante, che, come dicevo, crede che questo documento sia vero, tuttavia contesta la sua validità giuridica, dedica una parte consistente di un libro della monarchia a dire che, anche se Costantino aveva agito in buona fede, infatti come vedremo tra due anni Costantino è salvo, non aveva il diritto di far questo, perché l'imperatore quello che deve fare è ingrandire l'impero finché questo coincida con tutta la terra abitata. Quindi l'alienazione di parte dell'impero non è tra le facoltà dell'imperatore, e che da parte sua neanche il Papa avrebbe dovuto ricevere questo dono, perché, come è detto appunto nei Vangeli, Cristo aveva indicato agli apostoli di non accettare denari, e quindi che la Chiesa doveva essere povera. E quindi, detto questo, adesso leggiamo il verso 15, che, non dimentichiamo, viene subito dopo questa accusa gravissima secondo cui i papi corrotti hanno sostituito il vero Dio con i soldi. Ai Costantin, di quanto mal fu matre non la tua conversione, ma quella dote che date presi il primo ricco padre. Ai Costantino, sospira Dante, quanto male generò, quindi di quanto male fu madre, non la tua conversione al cristianesimo, ma quella dote, di nuovo la metafora delle nozze, che prese da te il primo papa ricco, che è una cosa per Dante inconcepibile. Nella visione di Dante, papa ricco è un ossimoro, non dovrebbe esistere un uomo di chiesa che abbia dei soldi. Quindi, finite queste parole che sono del Dante personaggio, al verso 118 riprende il Dante narrature,
e mentre io gli cantava cotai note, o iro coscienza che il mordesse, forte spingava con ambo le piote. Cioè, mentre io gli cantavo queste note, lui prima aveva detto io gli parlai con questo metro, no? Adesso dice note, che è un'altra parola che usa per la stessa commedia, fosse l'ira o la malacoscienza che lo mordeva, lui spingeva forte con entrambe le gambe, quindi muoveva ancora di più le gambe. E al verso 121, questo è importante, perché quello che ha fatto qui il Dante personaggio è abbastanza scandaloso, no? Quello di mettersi a insultare i papi, la chiesa corrotta in genere, ma è importante qui il suggello, diciamo, di Virgilio, perché come voi sapete, quando Dante come personaggio sbaglia, c'è sempre Virgilio che glielo fa notare, no? Ma in questo caso Virgilio è contento di quello che ha fatto Dante, il che vuol dire che Dante ha detto la verità ed era giusto dirla. Allora, verso 121, «I credo ben che al mio duca piacesse, con sì contenta rabbia sempre attese, lo suon delle parole vere espresse». Cioè, io credo bene che a Virgilio piacesse il suono delle vere parole che io avevo espresso, perché ascoltò con una faccia serena, contenta, soddisfatta, tutto il mio discorso. Perciò, verso 124, però con ambo le braccia mi prese, cioè finito questo discorso, così come Virgilio, vi ricordate, aveva portato Dante in braccia fino al buco nel quale c'è Nicolò, adesso lo riprende in braccia, però significativamente, vi ricordate che prima ce l'aveva all'altezza dell'anca, adesso lo metterà al petto, il che implica appunto la stessa lunghezza d'onda tra i cuori di entrambi. E poiché tutto su mi sebbe al petto, cioè una volta che ebbe me all'altezza del suo petto, rimontò per la via onde discese, cioè tornò a salire per la via dalla quale, la ripa dalla quale era entrato nella bolgia. Né si stancò d'avermi a sé distretto, sì men portò sopra il colmo dell'arco che dal quarto al quinto argine è tragetto. E cioè non era stanco, no? E non si stancò di avermi distretto a sé, quindi lo portò in braccio, al colmo dell'arco quarto, cioè quello che è un tragitto dall'argine quarto al quinto, quindi il nuovo ponte che sovrasta la quarta bolgia. E una volta che fu lì, no, al colmo, quindi nella parte più alta da dove si vedono bene i dannati della bolgia, verso 130, quivi soavemente sposi il carco, cioè lì nella parte più alta del quarto ponte, soavemente depose la mia carica, il peso del mio corpo, dice Dante, soave per lo scoglio sconcederto che sarebbe alle capre duro varco, cioè in un modo dolce a causa dello scoglio, cioè della natura scogliosa di questo ponte sconcederto, di disagevole andata, che anche alle capre, che sono abituate ad andare in montagna tra le pietre, sarebbe un passaggio difficile. E quindi con delicatezza Virgilio appoggia Dante per terra sul colmo del quarto ponte, indi un altro vallone mi fu scoperto. Quindi cioè da lì una nuova bolgia mi fu scoperta. Quindi Dante vede verso il basso e vede nuovi dannati. Va bene? Qualche domanda, ragazzi, prima di leggerlo di tutto? No? Allora, lo rileggiamo. Ah, sì.
Juan Pablo, vuoi fare una domanda? Accendi il microfono e parla, che è più facile. Anche in spagnolo, se vuoi. No, è contraddittorio che Virgilio abbia preso a Dante nel petto e al Virgilio un'anima. Beh, quello è un problema, infatti quello che tu stai notando è un problema che si dà non solo qui, ma abbiamo visto per esempio due canti fa come Virgilio abbraccia Dante sulla groppa di Gerione, per esempio. E sì, effettivamente questo è un problema della commedia che bisogna studiare bene, perché avendo Dante un corpo e tutto il resto essendo anime, sembrerebbe che il loro contatto fisico fosse impossibile, come infatti in Purgatorio si spiegherà, in Purgatorio Dante troverà l'anima di un amico che cercherà di abbracciare e non potrà farlo. Quindi è qualcosa da studiare, effettivamente, sì. C'è un'apparente contraddizione. Io metto sempre nel caso di Dante l'aggettivo apparente prima, perché mi fido tanto del divin poeta, che credo che quando noi comuni mortali crediamo di avvertire una contraddizione è perché ci sta sfuggendo qualcosa. Ma vabbè, per qualcun altro Dante è umano e quindi ha potuto anche sbagliare e fare delle contraddizioni, ma io non mi fido finché qualcuno non lo studia. In genere le apparenti contraddizioni, quando uno le studia con calma, il che vuol dire dedicarsi molto tempo a leggere molto, molte fonti, eccetera, scopre che una qualche ragione che garantisce la coerenza c'era e che non l'avevamo vista. E quindi, come al solito, vi invito a studiare l'argomento, perché è difficile. A qualcuno di voi stanno citofonando, scusate, o è a me? Madonna, vabbè. Vorrei, chissà, un acuerdo, un pacto de la ficción que nos plantea y no lo marcamos como una contradicción. Beh, io questa soluzione con Dante cerco di evitarla, no? Perché intanto è da vedere se noi leggiamo questo libro come finzione o come visione, ma anche pensando che sia il prodotto di una invenzione in termini moderni, è di una tale perfezione che io cerco insomma di non scomodare le risorse letterarie. Quindi certo, uno potrebbe pensare, va bene, Virgilio come maestro, guida provvidenziale di Dante, quindi mandato a Dante da Dio, è stato provvisto di tutto quello che a Dante serve, compresa una forza fisica, nonostante sia un'anima, anche di caricare Dante quando ne ha bisogno, no? Però è una cosa di cui Dante non parla esplicitamente, e comunque vi anticipo che per dedicarci, insomma, se uno volesse studiare questo argomento, oltre a leggere ovviamente tutta la commedia, facendo attenzione ai momenti dove si tematizza questo aspetto, il canto forse più importante per capire questa condizione del corpo apparente delle anime è il canto 25 del Purgatorio, dove davanti a una domanda di Dante, del Dante personaggio, Stazio, un personaggio che Dante troverà in Purgatorio e che camminerà insieme a lui e Virgilio per un lungo tratto, spiegherà a Dante qual è il rapporto tra il corpo apparente delle anime, che sono le anime dei tre regni, e il corpo fisico che ebbero in terra. E perché? È una spiegazione molto lunga, forse la spiegazione più complessa, più filosofica del Purgatorio, perché queste anime hanno delle prerogative corporee, nonostante essere eteree e non materiali. E quindi bisogna leggere con molta calma quel canto, che è molto difficile e che leggeremo insieme l'anno prossimo. Speriamo vedendoci veramente, se Dio e i vaccini vogliono.
Bene, allora lo rileggiamo? O Simon Mago, o miseri seguaci che le cose di Dio che di bontate devono essere spose, e voi rapaci per ore per argento volterate, or convien che per voi suoni la tromba, farò che nella terza bolgia state. Già eravamo alla seguente tomba montati dello scoglio in quella parte che appunto sovra mezzo il fosso piomba. O somma sapienza, quanta è l'arte che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo, e quanto giusto tua virtù comparte. Io vidi per le coste, per lo fondo, piena la pietra livida di fori, d'un largo tutti, e ciascuno era tondo. Non mi parea né ampi né maggiori che quei che son nel mio bel San Giovanni, fatti per loco di battezzatori. L'un degli quali ancor non è molt'anni, ruppio per un che dentro v'annegava, e questo sia su gel che ogni uomo sganni. Fuor della bocca ciascun soperchiava d'un peccator li piedi e delle gambe infino al grosso, e l'altro dentro stava. Le piante erano a tutti accese entrambe, perché sì forte guizzavan le giunte che spezzate averie in ritorte strande. Qual suoli il fiammeggiar delle cose unte muoversi pur su per la strema buccia, tal era lì dai calcagni alle punte. Chi è colui maestro che si cruccia guizzando più che gli altri suoi consorti, diss'io, e cui più roggia fiamma succia? Ed elle a me, se tu vuochi ti porti laggiù per quella ripa che più giace, da lui saprai di sé dei suoi torti. E io tanto me bel quanto a te piace, tu sei signore, e sai chi non mi parto dal tuo volere, e sai quel che si tace. Allor venimmo in sull'argine quarto, volgemmo e discendemmo a mano stanca, laggiù nel fondo, foracchiato e arto. Lo buon maestro ancor della sua anca non mi ripose, si mi giunse al rotto di quel che si piangeva con la zanca. O qualche sei che il di su tien di sotto, anima trista come pal commessa, comincia io a dire, se puoi, fa motto. Io stava come il frate che confessa lo perfido assassin, e poi che fitto richiama lui perché la morte cessa. Ed el gridò, se tu già costritto, se tu già costritto, Bonifazio, di parecchi anni mi menti lo scritto. Se tu si tosco di quell'avversazio per lo qual non temesti tu inganno la bella donna e poi di farne strazio? Tal mi feci io, quai son color che stanno, per non intender ciò che l'ho risposto, quasi scornati, e risponder non sanno. Allor Virgilio disse, dilli tosto, non son colui che credi. E io rispose come a me fu imposto. Perché lo spirito tutti storse i piedi. Poi, sospirando e con voce di pianto, mi disse, dunque che a me richiedi? Se di saper chi sia, ti calco tanto che tu abbi però la riva scorsa, sappi che fui vestito del gran manto, e veramente fui figliol dell'ursa, cupido sì per avanzar gli osatti, che sull'avere e qui me misi in borsa. Di sotto al capo mio sono gli altri tratti che precedette me simoneggiando per le fessure della pietra piatti. Laggiù cascherò io altresì quando verrà colui chi credea che tu fossi, allor chi feci il subito dimando. Ma più è il tempo già che i piedi cossi e ch'io sono stato così sotto sopra che il non starà piantato coi piè rossi. Che dopo lui verrà di più la ida opra di ver ponente un pastor senza legge, tal che convien che lui e me ricuopra. Nuovo Iason sarà, di cui si leggere in Maccabei, e come a quel fu molle suo re, così fia lui chi Francia regge. Io non so se mi fu qui troppo folle, chi pur rispose lui a questo metro. Deor mi di. Quanto tesoro volle nostro Signore in prima da San Pietro che gli ponesse le chiavi in sua balia? Certo non chiese, se non vi è miretro. Né Pier né gli altri tolsero a Mattia oro o d'argento,
quando fu sortito al lopo che perde l'anima ria. Però ti sta che tu sei ben punito e guarda ben la maltolta moneta che esser ti fece contra Carlo Ardito. E se non fosse che ancor lo mi vieta la reverenza delle somme chiavi che tu tenesti nella vita lieta, io userei parole ancor più gravi, che la vostra avarizia il mondo attrista, calcando i buoni, sollevando i pravi. Di voi pastor s'accorse il Vangelista, quando colei che siede sopra l'acqua e puttaneggiar coi regi a lui fu vista, quella che con le sette teste nacque e dalle dieci corna ebbe argomento finché virtute al suo marito piacque. Fatto avete Dio d'oro ed argento. E che altro è da voi all'idolatre se non che gli uno e voi ne orate cento? Ai Costantin, di quanto mal fu madre, non la tua conversione, ma quella dote che date presi il primo ricco padre. E mentre io li cantava cotai note, o io coscienza che il mordesse forte spingava con ambo le piote. Mi credo ben che al mio duca piacesse, con si contenta labbia sempre attese, lo suon delle parole vere espresse. Però con ambo le braccia mi prese, e poiché tutto su mi sebbe al petto, rimontò per la via onde discese. Né si stancò d'avermi a sé stretto, si men portò sopra il colmo dell'arco che dal quarto al quinto argine è tragetto. Quivi soavemente spose il carco, soave per lo scoglio sconcio ed erto che sarebbe alle capre duro parco. Indi un altro vallone mi fu scoperto. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.